Buonasera a tutti ragazzi, come avete visto sono stata ospite in un video nel canale di Maurizio Fraccon. Adesso per contraccambiare il favore, lui si offre di dare una spiegazione che io non ho le competenze di dare su una buona pulizia del cavo orale e come utilizzare bene il nostro spazzolino e mi scordo il nome. Dentifricio. No! Il coso, lo spiegino. Ma sono simpatici i tuoi fan, no? Potremmo fare una battuta, dai, sono simpaticissimi. Oh, vedete che c'è un casino in questo bagno? Perché abbiamo sto casino? Io di tutte queste cose non so proprio l'esistenza. Dicevo, perché ce l'hai là? Perché magari sono venuti in affitto qualche volta, qualcuno ha lasciato qualche boccetta, l'affitto noi la prendiamo e portiamo qua. Ma che ci abbiamo dentro questo bagno? Non lo so. Però le cose importanti che ci abbiamo sono queste. Spazzolino, questo monouso che l'ho trovato l'altro giorno in un hotel. Dentifricio, dobbiamo usare quelli non tossici. Questo è un dentifricio non tossico, commestibile. Facciamo la pubblicità a chi merita, non ci Sì, è guadagniamo giusto, niente. giusto. Blanco L'ho dente. provato anch'io, è ottimo in Ecco, effetti, l'ha quindi va. provato, Allora, com'è? aspetta, glielo faccio L'ha vedere, poi detto? parlare. Io lo Ok. parlo. Lo mettiamo, lo dovete mettere in una vaschettina del genere, questa l'offre proprio la casa, pagandola, non pagate. Ce ne mettete abbastanza, perché così lo fate una volta sola, perché questo qua va tagliato, la bustina va tagliato. Ecco, questo è un dentifricio in polvere, per cui non pagate la roba liquida, perché è polvere, quindi ne Certo, va molto quindi poca, e pur esatto. essendo che magari costa un po' di più sul tubetto, in effetti dura 10 volte di più, quindi è come se pagaste meno il tubetto, Quindi si cioè, ma si risparmia? capisce? Sì. Allora che fate? Prendete lo spazzolino, ma te dove la prendete? Vieni Oh qua, no? vieni, vieni. Sì. È che poi mi sbrighi Spazzolino perché si io sbaglia, non lo so fare come lo fa lui. Si si bagna lo bagna spazzolino, e poi ok? Prima si cosa dà si... due sgrulle, due sgrullate, perché Ok. la polvere deve sempre rimanere asciutta. Poi si intinge, però non dovresti intingerla nel mio. Facciamo un'eccezione perché sarai. Però si intinge prima lo spazzolino così dentro. Vedete che la polvere si attacca allo spazzolino, però non si bagna la polvere. Ok, Perché lo inciso. spazzolino è un po' bagnato, questa cosa non si fa, non la dovete fare mai, o lei mi attaccherà tutte le sue malattie, ma questo tra l'altro è disinfettante, quindi non succede, perché essendo secco, anche se ci va qualche germe, con la secchitudine il germe crepa, perché senza l'acqua il germe muore, anche se leggermente magari l'abbiamo bagnato, poi si essicca durante tutto il tempo, quindi non succede niente, è disinfettante, però non si fa così, ognuno deve avere la vaschetta sua, perché adesso mi cacciano dall'ordine a me. Però, sai, quando magari due si fidanzano, si baciano, non capita niente. Cioè, no, che stiamo a fare? No, nessuno mi ha dato un bacio, è come se ci fossimo dato un bacio, anche se chi ci riprende è la mia fidanzata, quindi non c'è sta pezzo proprio. Ok, Vabbè. Spazzolino, spazzolino. prendete lo spazzolino, Io seguo lei perché sto spargete imparando. la polvere sui denti, prima così. Poi aprite, qua, qua, ora, e giù. Sopra e sopra, sopra. Ok? Che si sono sferati. Allora, che succede? Adesso l'avete sparso un po' ovunque, comunque, e già i denti beneficiano di Sì. questo nutrimento, perché ha pure Bella fresca. un olio essenziale. Poi che fate? Cominciate di lato, dalla gengiva verso il dente, verticalmente, a fare un massaggio inclinando di 45 gradi sulle gengive e andando giù a tirare. Cioè, staccate, questo è il dente, gengiva, crack, pulite, staccate, pulite. Perché Tac, questo tac, movimento serve a... tac, tac. Fare. Un po' suore. Eh sì, ma questa è la realtà, se fa così, no, se sputa pure, l'uomo sputa. Parla continuo. Serve per fare un massaggio benefico alle gengive in verticale e non orizzontale, perché c'è tutta la disposizione dell'organismo di fibre, eccetera. Eppure i denti, se voi spazzolate in orizzontale, andate contro l'orientamento degli prismi dello smalto e date un traumatismo cronico. Invece in verticale è cosa buona e giusta. In più, facendo in verticale, portate via dal solco gengivale la roba che c'è entrata un po' dentro, andate là e la tirate verso il lastro. Quindi la regola è dal rosa verso il bianco, cioè Dal dalla rosa verso gengiva il bianco. verso il dente. Quando è rosso verso il bianco, significa che la gengiva è infiammata. E significa che è una patologia, perché non ci si lava bene i denti e non si è andato a fare una detartrasi.
Tu c'avrai un po' di sangue perché oggi ti ho fatto io la tetrasi, quindi c'avevi un problema prima che adesso ti sparirà in qualche giorno se laverai bene, come ti ho detto. Allora, ci si sta un pochettino, si passa avanti, quindi si va prima una parte con metodo, se no ti scordi se fai qua o là, non c'è niente. Quindi prima questa parte, ok? Poi si fa così l'altra parte. Ah, non è non si stanca roba. Poi sotto, la gentile al serpente. Si sputa un attimo. Così, radicale, adesso facciamo le cose. Poi lo tagliamo. Sì, no, che bello. Anche Poi perché non si stanno cavendo. all'interno. Cambiate qua il senso perché se no non ci arriva dritto, perché se uno ha un'arcata stretta che fa la curva non c'entra. Lo spazzolino deve essere anche più corto di questo, vanno bene quelli per i bambini. Quindi anche dall'interno, no? Qua davanti, all'interno è. E Ok. qua davanti è lì. Un chinaio lì. Sempre che staccate, tac, 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 e stai Ok. ciccato. Fai l'interno così, poi sopra, tanto che ti ha corso, e con l'antichi lì, l'ho scritto Ok, dritto, sì, infatti però proviamo lo mangio. un po' a bocca chiusa, sennò il vetro, di solito la gente lo fa davanti al vetro, però fa tutto un macchiage. E poi l'ultima parte, e per ultimo la parte occlusale, così. E così, standoci un po' più di tempo, insomma 3-4 Quindi, minuti per lavaggio ecco, dietro. almeno 3-4 minuti. Esatto, Se li fai in un minutino. poi sputate e sciacquate la bocca 2-3 volte. Prima di lavarvi i denti, lo stesso fate degli sciacqui perché il grosso del cibo va comunque via. Dopo che vi siete ben sciacquati, ben asciugate, che è cosa buona e giusta. Poi pulite con un dito il vostro spazzolino, fate 3-4 volte così e lo mettete in un attrezzo del genere che dovrebbe avere dei buchi perché l'acqua deve scolare, se no qua dentro fa tutta schifezza e mettete lo spazzolino in un ambiente acquoso con tutta robaccia che scola e quindi dovete sempre comunque frullarlo se avete il bicchiere e ogni tanto pulire pure il bicchiere perché là dentro ci sta un bel habitat di serpenti. Seconda passata lo dovreste fare con questo spazzolino di gomma che offre sempre Blanco Dente, quindi rifate la stessa cosa. Questo ha un effetto lucidante, lo ritoccate dentro e ricominciate. Voglio stare? Sentite il rumore? Sì. Perché questo è di gomma e dà un effetto lucidante. Capito? Veloce. Adesso io. Ma questo è più veloce, eh? È più veloce in questo, sì. No, perché gli altri Però questo fa un serve suono l'unica. simpatico, fa un bel suono. Adesso la veloce. Allora facciamo vedere. Poi si sputa, si apre, si pure questo, si pulisce, tre sbullate. Come si lava la lingua? La lingua non si lava perché se uno si lava sempre i denti c'è sempre la lingua bella. Bello? La lingua è bella, oh! No, faccio brutta figura, sì. C'ho sempre la lingua a posto perché se tu ti lavi sempre i denti e non fai altre attività viziate tipo fumo, eccetera, stai sempre a posto. Adesso questo che abbiamo fatto con lo spazzolino, abbiamo lavato i denti nelle loro superfici, però adesso bisogna lavare i denti fra i denti. Come si fa a lavare i denti fra i denti? O con il filo interdentale, o con scovolino se c'hai i denti larghi, o con questo attrezzo che è lo specillo. Strumento principe che nessun dentista consiglia perché potrebbe essere pericoloso perché se tu non lo sai usare te lo picchi sulla gengiva male. Invece, in realtà, prima di usarlo, comunque passate il dito sul sapone, pulite così per disinfettare. Sotto l'acqua non c'è bisogno di mettere un lato grave perché è il vostro specillo Sì. che ha i vostri germi. Se l'avete lasciato asciutto, non succede niente se ci va un pezzettino di polvere, non è che morite. Allora, si inizia di lato, si ficca fra i denti in questa maniera praticamente.
Vedete? Tra i denti? Sì. Poi si fa giù e giù. Cioè questa è la superficie del dente, qua c'è il punto di contatto. Passate, vedete com'è? Si vede? Sì. Passate la punta fra i due denti, così. E entra dentro, Sì. no? Stavo messo male, però questo entra da parte a parte. Ok? E non tocca niente perché da parte a parte in quel punto c'è la ciccia, cioè si chiama Sì. papilla interdentale. C'è chi non ce l'ha perché per tartaro gli è stata riassorbita, c'ha proprio il vuoto, al che c'entra uno scovolino. Ma se uno ha la papilla e c'ha un punto di contatto stretto, non ci puoi mettere lo scovolino, è troppo grosso. Anche perché lo scovolino ha un'anima di metallo, di solito intrecciata. Si Sì. capisce? Ma questo che movimento ha fatto, Questo quindi? lo inserisci fra i denti. E poi, come se qua, questi sono i due denti che si toccano, no? Qua c'è Sì. la ciccia e questi sono i due denti che continuano così, no? Sì. E si toccano in questo punto. Questo è il Sì. triangolo famoso che Delle Bermuda. è Sì, dove Bermuda. il cibo va No, perdendo, si sa. esatto. E tu lo metti qua in mezzo e cosa fai? Entri con la punta, perché se non lo puoi mettere così, no? Non è che entra così, non Certo. esci così, E ok? poi che movimento fai? Ok. E poi passi di lato. Questo è ingrandito, però passi con questa zona, dammi la manina, gratti la superficie di lato al dente. Grattandola non ti fa niente perché è Ok. tonda la Non gira proprio. sezione, è Sì. tonda, cioè non Ma la graffia. punta non la devi La muovere? punta serve solo per entrare nello spazio, Ok. no? Nello spazio però è il lato che lavora, il lato è tondo, non Ok, graffia. il lato che Se tu invece la punta la ficchi dentro la gengiva perché perché sei. sennò. Ma la gengiva si sposta, tu la ficchi nel punto più basso e poi vai su di Ok. lato fino a dove arriva, su di lato. Perfetto. Quindi cominci a Mi pare passare. sciacquato ogni tanto No, facendo questa così cosa. si fa. Guarda, vi faccio vedere come si fa io. Si apre un Anche filo la da Milana lo metà. fa? C'ha la pazienza di Certo, fare tutto non lo fa questo? sempre, però lo fa. Perché lei è un essere particolare, non gli si sporcano i denti. Se mangia pure la placca, io non lo so che, ma lei lo fa eccezione. A tutto c'è l'eccezione, loro danno l'eccezione. Si fa così, pulisce, finisce la parte, si guarda, ma io ho i denti puliti, non esce niente, esce poca roba, si pulisce sotto l'acqua, dico ok, Un attimino, una, sì. E due, si fa anche dall'interno. prima l'esterno. Ok, ci vuole tempo. Certo. No, ma tu non sarai capace di farlo come faccio io perché non ce la mamma, io manco senza guardare lo faccio, sono cintura nera di spefillo. Io lo so perché a Loredana invece non gli fa questa cosa, perché sennò gli rompevi le scatole, Oh! capito? Anche lui dice, almeno in questa mano sono libera. Adesso hanno abbandonato 3.000. No, Si scherza, no? Non si scherza. Allora continui così. Vedi? Guarda avanti, di solito è sempre più pulito. Io non c'ho bisogno perché sono vabbè. sempre pulito, no? Se lo fa Poi uno che non farò io sa. un video appena imparo a usarlo bene, lo faccio io Così, e vai semmai. fino in fondo e poi all'interno. Ok, e poi anche dall'interno così. E li fai tutti. E poi per dulcis in fondo. Non sono scordato. No, sto Non scherzando. so, non c'è più fondo. Dulcis in fondo la parte degli ultimi denti che non ci arriva lo spazzolino che è grosso. Se tu c'hai denti del giudizio, soprattutto se storti, Sì. o li levi o li pulisci. Ok. Allora, aiuti. Cioè, Direttamente di di lato lato. e levi la placca. Se tu lo fai prima di pure di lavarti i denti, vedrai che esce fuori placca. Va bene. Cioè, fa la Quindi. parte di lato e pure la parte dietro che non ci arriva niente, l'ultimo dente. Non ci arriva lo spazzolino, come fai a pulirlo? Ma quella Certo, va pulito. è Quindi ti giri tutto complesso. il dente, così. Vabbè, basta prenderci un po' la mano, dice Sì, tanto. Se non devi. ti farai male, meno All'inizio male starai che 3 ore, pulisci. però io lavo i denti così da più di 30 anni. Non vado mai a farmi la pulizia dei denti perché me la faccio tutte le sere da solo. Perché quando si comincia a increzzare, come si può dire in italiano, incrostare, no? Il Sì. tartaro, se tu senti che c'è un'asperità, senti che non è liscio, ci arriva un po' più forte e quella si stacca, si allisce. Perciò da solo ti fai la pulizia dei denti, i dentisti così. Ciao. Sono Ammazzate contento. fraccone, vabbè, Vabbè, diglielo che sono quindi. dentista perché poi si credono che non. Chi è Certo, questo? perché Lo mi hai sanno? sistemato i denti, ora mi hai dato come curarli. Va Va bene, io bene? ringrazio Loredana perché è stata gentilissima intanto e volevo dire due parole. Ciao, leggere.
Lo tengo io perché se no non Ah, ti perché inquadri. ah, ok, vabbè, grazie. Allora, volevo soltanto dire non perché si mangia vegano, vegetariano, in modo igienista o crudista, vuol dire che i denti siano sani. Io sono stata tantissimi anni senza andare dal dentista, però oggi sono stata dal caro Maurizio, che è carissimo. Caro come soldi. Maurizio è stato anche molto gentile, per cui ricordatevi di questo video se volete il suo canale Maurizio No, Franco. che c'entra, no, questo non vi preoccupate. Io Seguite Simona che va bene. E lo voglio. Vabbè. abbasso i dentisti. No, quelli bravi, Un bacio a andate, tutti rimangono. e speriamo che questo video sia stato utile. Ciao Grazie. ciao. Ciao 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 ciao.